Non so che cosa stiamo per guardare, però qui si parla di film di animazione che non dovrebbero essere adatti ai bambini. E Non adatti ai bambini. io sono convinto che stanno per dire qualcosa di stupido, perché se mi consigliano un video del genere è perché è qualcosa di stupido. Se pensavi che tutti i film per bambini fossero per forza adatti al 100% ai bambini di tutte le età, ebbene ti posso assicurare che alcuni genitori di un po' tutto il mondo non sono assolutamente d'accordo con te. Ecco 10 film che i genitori credevano essere per bambini e invece non lo Non erano. erano, ok. Queste facce non sono adatte a Sausage bambini. Party, vita segreta di una E ok, salsiccia. fin qui lo sappiamo. Il film. Tutto il tempo esiste un doppio senso e un contenuto molto sessuale, e come se non fosse abbastanza, finiscono in una mega orgia. I genitori sono così confusi perché si tratta di un cartone animato. Non è che se una cosa è animata debba per forza essere un cartone animato per bambini. Sausage Party non penso neanche fosse indicato per bambini. Forse si riferiscono solamente a cose che i genitori pensavano che fossero per bambini, genitori molto stupidi che non hanno letto che era vietato ai minori, però. Ah, c'è scritto che è vietato ai minori. Certo che c'è scritto! Chi ha incastrato Roger Rabbit? Perché che incastrato Roger Rabbit non sarebbe per bambini? Jessica Rabbit. Ci scommetto tutto quello che vuoi. Per molte persone questo film è un capolavoro dell'animazione, ma ovviamente non va bene per i bambini. Questo film evoca il sesso, la morte, gli omicidi e la distruzione. Anche nelle Silly Symphonies, credo che fosse quello in cui c'è Mickey Mouse che sta per essere segato da una sega circolare, c'è questa scena di semi-violenza, ma non è una violenza, cioè nel senso, non è che istiga la violenza, non è che esce la schermata con scritto uccidi la tua famiglia. Non è così che funziona, non è che se contiene un argomento serio automaticamente non è per bambini. Dipende da come viene trattato, in Sausage Party, ok, quello è pornografico, ma qui? Cos'è? Le donne devono comparire senza seni? Cioè, le mucche non allattano più i cuccioli perché altrimenti i bambini potrebbero quasi capire come funziona. C'è da dire che Jessica Rabbit Come se non ci cancella il fossero suo già le scopo. donne sexy in qualsiasi altro programma che vada da Paperissima all'Eredità. La sposa cadavere. Mamma mia, meno male che hai fatto tu, altrimenti spaccavo la tastiera. Allora, la sposa cadavere. Cos'è la cadavere Si è pure che impegnato lui per fare in modo che la morte in quel film non fosse traumatica, non fa? È però. così bella la morte rappresentata in quel film. Sono 2 volte più gioiosi i morti degli esseri umani. Ma non fa paura. Ma appunto. Cioè, Fa anzi. ridere. E poi omicidio, vabbè, in un sacco di film, muore gente, anche in Peter Pan, Capitan Uncino spara un pirata, fi dai, la morte esiste, ragazzi. Pirati dei Caraibi, muoiono 27 persone al secondo, Atlantis, ne muoiono 270 di persone al secondo. La morte esiste. Esiste la Cioè, finché non morte. fai uno splatter, credo che nessun bambino resti traumatizzato. Cioè, tu le Vabbè, bistecche le mangi vive? io al tempo ero rimasto traumatizzato da un film di Paperino. Ok. Ma perché ho una mentalità un po' particolare? Vabbè, dai. Sia troppo? Certo, ci sono corpi sezionati, degli scheletri che ballano sopra una musica indiavolata e dei morti che vanno a fare. Dove siamo? Nel 1910? Il jazz è indiavolato. E Marilyn Manson cos'è? Non è neanche lui satanico. Procediamo? Loro giocavano a Five Nights at Freddy's 4. Quello di il gioco di Lorenzo. Avevo un po' paura quello, però gli altri no. Ma i bambini si divertono pure ad aver paura, cioè, prendi il cappuccetto rosso, togli il lupo. Che schifo di storia è? Una bambina che va a trovare la nonna. Monster House. Questo film io me lo ricordo molto bene, proprio quel tipico film fatto apposta perché queste cose fanno paura ai bambini, ma le facciamo apposta perché è un film per bambini, a un adulto non farebbero paura. 3 bambini scoprono la casa misteriosa di un vecchio brontolone che conduce una vita solitaria. Esso attacca e mangia qualsiasi persona che prova ad avvicinarsi. Non è vero? No! Non è vero? Non è vero che mangia la gente! Per finire, viene fuori che è stregata dalla moglie deceduta dal vecchio. Cioè, sta dicendo che l'omicidio era volontario? Che non era omicidio? Sta dicendo un sacco di cose che non c'entrano nulla col film. L'hai visto il film? Una donna di circo molto corpulenta, la quale morì quando la casa era in costruzione e che venne sepolta nelle sue fondamenta. Dopo una storia così Ma oscura, un'animazione. non è stata sepolta nelle sue fondamenta, è caduta e si è cementificata nelle sue fondamenta. È questo il tragico di questa storia. L'unica cosa tragica che è successa in questo film è anche l'unica che non ha nominato.
È morta cadendo. Alice nel paese delle meraviglie. Cosa? Benché non abbia avuto le migliori critiche della sua uscita mondiale nel 1951, l'opera originale era più destinata a un pubblico adulto. Cosa? Allora, è il primo libro per bambini della storia. Come una regina spietata chiedendo di tagliare la testa di continuo. Ma è il punto fondamentale della storia, che poi non le tagliano! Non le tagliano! Un gatto matto e una lucertola felice che sta fumando la sua pipa. Una lucertola felice? Una lucertola? Il brucalifo è una lucertola? Il brucalifo, che cos'è? Che animale è il brucalifo? Un bruco? Non è una lucertola! E se sta per dire qualcosa di brutto sui narghilè, io lo picchio. Sui che? Perfetto. È quello che sta fumando. No, il bong. No, il narghilè non è un bong. Il bong sono... Il narghilè fuma vapore acqueo. Lo so. È quello che abbiamo detto. Se sta per dire che c'entra qualcosa la droga, io lo picchio. Finché non si trasforma in una farfalla libera. Molti padri di... Ah, la lucertola si trasforma in una farfalla. La lucertola di... Dove lo picchi la lucertola in questo coso? No, i bruchi diventano farfalle, non le lucertole diventano farfalle. Dillo lui, fischia. Famiglia rimasero scandalizzati perché garantirono che il film incitasse tutti i bambini e tutti i giovani a consumare droga. Bene. Che chiappe! Punto primo, sta fumando! E questo film è uscito negli anni 50, dove dicevano che fumare faceva bene e dovevano farlo anche i bambini, perché non avevano ancora capito che facesse male. E poi non è droga quella che fuma lui. Secondo, non c'è mai stata una critica del genere. Terzo, non è droga, è un narghilè. Non è un bong, è un narghilè. È acqua! Aromatizzata, se si vuole. Coraline è la porta magica. Coraline? Coraline, amore, Coraline. La storia ci presenta Coraline. Dopo qualche esperienza, Coraline inizia seriamente empatico. Quindi Coraline inizia a pensare: beh, non è una storia adatta per mettere a letto i bambini. Il lupo nero, l'uomo nero, le fiabe africane delle donne che vengono portate dei bambini se fanno i capricci. Devi cercare quelle africane, di fiabe, non ti basano i fratelli Grimm con i genitori che abbandonano i loro due figli Hansel e Gretel in mezzo alla foresta che poi vengono quasi mangiate da una strega e alla fine la bruciano in un forno? Sì, in effetti non è proprio... Ah no, ma loro erano coglioni. 200 anni di storia dell'infanzia e erano tutti coglioni, sono arrivati loro che sono intelligenti. No, comunque, i bambini hanno bisogno di esorcizzare le loro paure. Se hanno... tu a un bambino non dimostri già da subito che cos'è la realtà, anche con anche facendo vedere cose parzialmente sessuali, non cose esplicitamente, ma comunque, se tu spieghi a un bambino che cos'è una violenza, che cos'è la morte, che cos'è la vita, vivrà meglio la sua adolescenza. Capirà che cos'è, saprà che cos'è il mondo, non si troverà un tir che gli arriva in contromano che gli dimostra che cos'è la vera vita. Cioè, un bambino deve sperimentare la paura, deve provare. Deve avere le sue esperienze, perché altrimenti il risultato che otterrai sarà tenere il tuo bambino sotto una campana di vetro e proteggerlo da tutto ciò che è buono e da tutto ciò che è cattivo, ma... Non fate come gli spartani che abbandonavano i loro figli nella giungla. Ok. Però si bisogna stare vicini ai bambini, ma facendogli vedere anche queste cose. Lasciaglielo guardare, deve avere un minimo di paura di qualcosa, deve avere della curiosità, qualcosa da chiedere, non puoi fargli vedere solo cose che conosce già e cose che non gli faranno paura e cose che non gli provocheranno nessuna emozione. A voi piace guardare gli horror, no? Perché vi piace essere sadici con voi stessi? Sappiate che anche i bambini hanno questa cosa, anche a loro piace ogni tanto avere qualcosa che fa paura, qualcosa che è bello. Allora, anche a loro piace Dragon Ball perché c'è un po' di violenza o altro del genere. Qui Freud insegna. E perché i bambini giocano sempre ai moschettieri o ai mostri? Oh... Perversione. Nightmare Before Christmas. Nightmare Before Christmas. Avete studiato Freud? No. Leggermente. Ecco, scoprirete che i bambini hanno tre fasi della vita principali. In quelle tre fasi scoprirete che i bambini, ciò che riguarda un corpo nudo, una qualsiasi cosa, la conoscono già. Gli esseri umani nel DNA hanno già le informazioni che riguardano quello che l'essere umano è. I bambini dopo hanno bisogno di sviluppare questa cosa e di crearsi un'identità tutta loro. Ma lo sanno già! Lei lo sa già, più o meno!
4 anni di distanza dalla sua nascita, no, ce lo ricordiamo. Possono dire possono dire tante cose. Nightmare Before Christmas l'ho visto per la prima volta quando avevo la loro età, ero molto più piccolo ed è stato un pilastro della mia infanzia. Non mi ha terrorizzato, mi ha meravigliato. Che bello. Sì, che bello, a te non piace? Che cos'è? Jack Skeletron, This is Halloween. Ma se l'hai visto 8 volte! Quello che non è! Qual è la sua opinione, signora? Che cosa pensi del film? Che cosa ne pensi del film di Jack Skeletron? Bello! Coraline? Bello! La sposa cadavere? Che cos'è? Questo sì, qua. Sì, mi ricordo. Come sempre, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, se volete iscrivetevi al suo canale YouTube e a tutti gli altri social network a cui Easy Egg o 151 Egg è iscritto e passate a vedere i video passati che abbiamo fatto in questa nuova location e vi auguriamo una buona giornata. Ciao. E iscrivetevi al canale.